Senti, qui ci abbiamo ben tre opere, ma adesso non pensare che lo spunto l'ho preso così, ma ti giuro è una meditazione reale questa. Ci abbiamo ben tre opere, di cui due dipinti con tecnica mista e un'installazione con pietre, una mia collezione di pietre di Turchesi e un libro che avevo comprato in Bhutan che gentilmente il dottor Polichetti mi ha aiutato a scegliere la pagina, perché conosce il tibetano, quindi ha scelto la pagina con le parole che io non so nemmeno che parole siano. Queste sono con tecnica mista perché? Perché sono stati fatti in stato di meditazione, cioè nel senso in cui io ho cominciato con una matita, non ho mai cancellato, non sono andato avanti, ho continuato ad andare avanti sempre sopra ogni cosa sopra l'altra senza mai mutare in base alla meditazione. Allora, la meditazione qui che è avvenuta è sulla mucca e l'altra invece è la reale meditazione di un praticante. Ora, se noi fossimo dei bravi meditanti saremmo tutti Buddha, ma in realtà non siamo tutti Buddha e quindi la meditazione di un praticante è confusa, piena di immagini difficili da comprendere, in continua evoluzione, mai statica, insomma. Ora, e quindi io qui ho messo delle immagini che vagano insieme al meditante, ecco. E nella mia collezione di turchesi ho già parlato, il turchese è una pietra preziosa per la sua bellezza, non certo per il suo valore, ma per la sua bellezza, per il suo colore e per il suo valore di cambiamento di colore. È una pietra molto importante in Tibet e per questo l'ho scelta e la scelgo in continuazione e questo è quanto. Queste opere hanno il titolo Architetture simboliche immaginarie. Io ho immaginato in quanto architetto delle facciate di palazzi con simboli orientali. Quindi queste figure vanno immaginate a dimensioni di palazzi, per cui quel simbolo che vedete è la stella a sei punte. La stella a sei punte è l'unione tra il maschile e il femminile, questa bianca, vedete, quando il maschile e il femminile si sono uniti, e queste altre due quando, prima di unirsi, questi due triangoli sono due triangoli. E questa invece è sempre un'immagine di un edificio. Quindi anche questo va immaginato a dimensioni di palazzo, quindi 20 metri, ecco. E questo ha un mandala che lo contraddistingue, molto luminoso, molto forte rispetto al resto dell'edificio, tenuto da due colonne classiche. Ecco. Qui abbiamo un altro esempio con lo stesso criterio, sempre di edificio. Con uno Shivalingam. Lo Shivalingam è uno dei simboli più antichi della tradizione religiosa indiana. Sì, io ho da tempo timbro i miei disegni. Questi invece sono due yantra. Lo yantra è un altro tipo di costruzione simbolica che si usa in India, quindi è una costruzione geometrica, simbolica, e per questo io l'ho messo insieme alle architetture, anche perché le architetture sono costruzioni, ecco. E questo è lo yantra della musica e della notte. Infatti qui c'è scritto The Spirit of the Night. Questo io spesso di volte lavoro di notte sentendo la musica. Spesso la musica rock, anzi quasi sempre. E questa è un'altra, invece si chiama lo yantra dell'albero della vita. Chiaramente questi sono tutti disegni fatti sotto l'influsso di meditazioni, ecco, non calcolati in base a studi fatti in precedenza. Allora, io una cosa importante, lo dico qui davanti a quest'opera, è che noi tutti ci siamo trovati a doverci confrontare con un museo di questa portata, cioè così bello, così ricco e così importante anche filosoficamente. Quindi non è stato facile decidere quali opere portare, che cosa portare, come inserirli, dove inserirle. Era sempre un'operazione
da fare in punta di piedi, e oltretutto non si doveva né disturbare la bellezza delle opere presenti, ma né tantomeno il loro significato. Per cui io per tanto tempo venivo e non ero mai soddisfatto di quello che facevo. Alla fine sono rimaste 4-5 opere, quelle che avete visto e queste, di cui sono rimasto soddisfatto, e per questo sono state scelte. Questa, per esempio, io l'ho scelta per la sua sobrietà, perché siccome il soggetto del quadro è il signore Chaitanya Mahaprabhu, un santo del 500 vissuto in India, che si pensa fosse la reincarnazione di Krishna, un'incarnazione, non la reincarnazione di Krishna, che aveva la caratteristica di incarnare sia Radha, che era la moglie di Krishna, che Krishna. Quindi per questo era molto adatto a rappresentare il tema della mostra, che era Divya Samprayoga, che era praticamente questa figura dell'unità della maschile e del femminile. Ecco. E anche qui io ho voluto rappresentare il sannyasi. Il sannyasi è un ordine monacale in India che configura la rinuncia. Quindi la sua sobrietà sia anche nella fattura del disegno. Ecco, quindi è molto semplice, non c'è fronzoli di nessun tipo. Le cornici sono state realizzate appositamente sullo stile delle tanche tibetane, con materiali antichi, ecco, con stoffe antiche, e sono state posizionate anche queste senza chiodi, quindi si è mantenuto. Lo stesso criterio ce l'ha il giovane monaco tibetano meditante. Ecco, anche questo ha la particolarità di essere stato realizzato sul retro di una tela trattata, sempre su stoffa antica, perché questo fatto che la tela ha dei vuoti e dei pieni dava meglio con il senso di rarefazione della meditazione. Per cui dall'altra parte io avevo provato a fare questo monaco, ma non veniva, invece appena ho girato è venuto immediatamente. Anche qui il lavoro è stato fatto senza mai cancellare, quindi con un continuo flusso meditativo. Questa è una piccola opera, queste due, le ultime dette, sono del 2013, sono di quest'anno, questa invece è del 2000, assomiglia molto a Gino Sansone, però appunto questa opera ha la sua particolarità, questa forza di esagerazione della posizione yogica, questa torsione esagerata, ma in realtà è esagerata come se fosse un passo di danza, non come se fosse uno sforzo, e questo rappresenta molto bene il vero senso della Hatha Yoga, che non è raggiunto dallo sforzo, ma è raggiunto dall'equilibrio, dall'armonia. E dall'armonia, esattamente. Ecco. Un'altra opera, sono quattro figure di monaci, e quattro ce ne sono dall'altra parte dello stupa, che girano in senso rituale intorno a questo modello di stupa. Ecco. E queste figure di monaci, alcune dipinte e altre no, rappresentano dei monaci di un particolare tipo, che sono i Gelupa, dai berretti gialli. Ecco. E queste figure sono fatte sulla miera forata proprio perché vogliono rappresentare un verso di un libro sacro che dice: la vacuità è forma e la forma è vacuità. Questo per dire che anche tutto ciò che ha una forma in realtà ha un senso vacuo, e così tutto ciò che è vacuo ha una forma. Allora, e per questo è stata scelta la lamiera forata, che però questi fatti qui, queste scelte di carattere spirituale, hanno anche un profondo senso anche estetico, diciamo di immagine, quindi di rappresentazione artistica. Quindi la difficoltà dello yogi artista è quella di tradurre, di saper tradurre in termini di arte contemporanea l'antico linguaggio spirituale. E oltretutto noi qui avevamo il problema di confrontarci con gli oggetti che sono qui presenti. Qui ci sono pezzi del Gandhara, in questa pietra che ha questo colore straordinario che si chiama schisto o scisto, adesso io non so precisamente. E così questi monaci in senso rituale girano intorno allo stupa. Ecco.
sono stati timbrati con un timbro tibetano e uno mio personale su cera lacca. Allora, questi sono gli altri quattro. Come vedete, anche qui ce n'è uno senza abiti, proprio per rappresentare ancora più profondamente il senso di vacuità della forma e della nostra presenza in questa vita, su questo pianeta. Vedete voi, ecco. Il fattore dei berretti gialli, oltre ad avere un significato e una storia molto molto importante che io non sto qui a raccontare, anche perché ci sono, spero che Massimiliano Pulighetti ci aiuti a definirli meglio perché è molto più esperto di me, c'ha un valore, perché la scelta di noi yogi artisti è quella di scegliere temi che ci abbiano anche un valore rappresentativo e facile, è diretto. Ora, il berretto giallo di per sé, guardi, questi berretti hanno automaticamente un valore di rappresentativo o presentativo, come è comunicativo. È comunicativo, quindi questa scelta, no, e poi credo che anche questo ci avesse già un significato a suo tempo importante di comunicazione, di evidenziazione di una scelta e di una linea, quindi probabilmente potevano già significare una linea di demarcazione netta tra una fase ed un'altra. Ecco, per cui questa scelta è per me stata molto importante, e io li trovo tuttora bellissimi questi cappelli, e quindi li ho scelti appositamente per essere ammessi o immessi in questo circuito intorno allo stupa. Ora, a mio avviso, la mia preoccupazione principale per questa mostra era di non disturbare. Ora, non nel senso che io avessi paura di disturbare, ma nel senso che non volevo imporre la mia presenza, sia come persona che come yogi artista, nell'ambito di tutti questi reperti con un significato spirituale così importante, oltre che estetico, perché più era quello. Questa è uno dei nostri tre lavori in comune, che è quello di adornare lo stupa, questa modello di stupa di bandiere preghiere, come è usuale in Tibet, lasciare delle bandierine con delle preghiere. E la mia scelta è stata quella di non mettere la firma sulle mie opere, quindi valorizzare al massimo il lavoro in comune, e scegliere non il mio stile precipuo o specifico, ma scegliere lo stile di un artista famoso, che è Mark Rothko. Mark Rothko era addirittura chiamato il rabbino artista, non l'artista rabbino. Quindi per lui era più importante la sua figura di spiritualista che quella di artista. Anche se soffriva molto che le sue opere venissero scelte per i colori che si adattavano meglio alle tappezzerie, dei divani, ok. Quindi questa scelta è stata ben specifica perché questa rarefazione dei colori in realtà rappresenta un po' la vacuità e l'irraggiungibilità del vero, perché è sempre sfumato, c'è sempre dei punti di non afferrabilità.